speciale che abbiamo realizzato. Siamo andati a Siena per tastare il polso della città, della gente, dell'amministrazione, sentendo anche il sindaco per un umore chiaramente nero, con tante preoccupazioni, una piazza arrabbiata, delusa, una piazza che ha scritto la storia della pallacanestro nel nuovo millennio, 8 scudetti, 7 consecutivi, un decennio sostanzialmente di dominio in campo nazionale, arrivando anche 4 volte alle Final Four, e che adesso ovviamente si vede davanti alla parola liquidazione, con tanta paura che tutto questo possa essere disperso e che possa arrivare la parola fine. Lo guardiamo insieme, poi ovviamente aggiorneremo con la situazione. L'abbiamo detto, da ieri non c'è più neanche in società Ferdinando Minucci, e ovviamente cercheremo di capire quale a questo punto può essere il futuro della squadra ancora attualmente campione in Italia. Nata come sezione autonoma della Folisportiva Mensana, ha conquistato 8 scudetti, di cui 7 di fila, record assoluto per il campionato italiano. E poi una Coppa Saporta, 5 Coppa Italia consecutive e 7 Supercoppe italiane, risultando una delle squadre più titolate d'Italia. Inoltre si è qualificata 4 volte per le Final Four di Eurolega. Questa è stata finora la Monte Paschi Siena, e tutto questo, il 21 febbraio scorso, è passato nelle mani di un liquidatore. Il lavoro sarà un lavoro importante, che comporterà una serie di analisi anche di dettaglio su tutta una serie di documenti che fanno parte non solo della semplice contabilità, ma dei contratti, di tutto quello che è collegato agli effetti poi contabili che si hanno sul bilancio dell'esercizio. Quindi in questo senso mi aspetto che siano settimane calde, che mi dovrò impegnare molto dal punto di vista personale su quello che sarà l'attività da svolgere. Oltre al buco finanziario di 5,4 milioni causato soprattutto dalla crisi della banca sostenitrice, si aggiunge anche un'indagine della Guardia di Finanza che contesta alla società 23 milioni di euro per evasione fiscale. La situazione è grave anche dal punto di vista sportivo, poiché se da un lato la squadra scende in campo e continua a lottare e vincere, a causa della messa in liquidazione è a rischio l'iscrizione del prossimo campionato di Serie A e quindi anche la partecipazione all'Eurolega. È vero che i segnali non sono buoni e che la situazione finalmente diventa una situazione di fallimento della società. Ovviamente Siena non può rimanere in Eurolega perché la licenza si perde. Intanto Siena, la città, il comune, il tifo si mobilitano. È il gioco delle parti, si rimbalzano le responsabilità, ma resta da risolvere il problema meramente sportivo, che parte in primis dal disimpegno economico della Banca Montepaschi. È iniziato un disimpegno e questo ha già portato a una diminuzione delle risorse e poi soprattutto una mancanza di prospettiva. Suggerirei alla gente di essere, diciamo, non dico sereni, perché in questa situazione non può essere sereno chi ha a cuore le sorti della squadra, però neanche di sperare, perché qualcosa all'orizzonte si intravede. Secondo il sindaco della città del Palio, invece, la situazione è decisamente meno rosea. La Mensana Basket è una società che non è più in grado autonomamente di far fronte ai propri impegni. È in sostanziale default finanziario. Noi dobbiamo capire, al di là del debito, che probabilmente adesso è quasi insormontabile per le nostre forze, se è possibile trovare uno strumento, una soluzione giuridica che ci consenta di far sì che la Mensana possa continuare. Il basket è solo una parte dell'ultracentenaria storia della Polisportiva Mensana, ma di sicuro è l'anima più importante e significativa. Una società come questa, in questo caso associazione sportiva, che si è fatta carico di questo, ha una responsabilità comunque anche di tipo, come posso dire, morale nel fare in modo che non si disperda tutto quello che è stato costruito nel tempo. Sono pessimisti, ma non hanno intenzione di mollare. I tifosi del comitato La Mensana è una fede, e proprio per cercare di dare il loro sostegno e trovare una soluzione alternativa alla cancellazione di un mito come è per loro il basket Siena, si sono attivati. A noi non interessa se ci giochiamo l'Eurolega o ci giochiamo la Silver o Gold, come si dice ora. Per noi la cosa essenziale, l'unica veramente importante,
sarebbe quella di rimanere Menzana, cioè di non perdere la nostra identità. Insomma, la situazione è ancora tutta in divenire. Dopo tante sfide vinte sul campo, dopo le cessioni dolorose di quasi tutti i pezzi pregiati che hanno contribuito alla scrittura del mito Siena, adesso la partita si gioca fuori dal parquet per non finire come Fortitudo Bologna e Benetton Treviso. Dobbiamo operare con attenzione all'interno delle regole del codice civile, all'interno delle regole del regolamento di federazione e nella individuazione delle risorse. È un tavolo a tre gambe. Se una di queste tre non è transitabile, non si manifesta o altro, il tavolo non sta in piedi. L'obiettivo è molto semplice, è mantenere il basket a Siena a questo livello. È quello di cui siamo andati a parlare con il presidente Petrucci. Il fatto di ripartire dalle giovanili, in Lega Golden, Silver e così via, sono tutte, possono essere conseguenze del mancato raggiungimento dell'obiettivo primario. Qualora questo non dovesse essere possibile ottenere, passeremo al piano 2, ma il piano 2 ne possiamo cominciare a ragionare, perché teoricamente abbiamo tempo fino al 30 giugno. Io lo dico chiaramente, io non sono né ottimista né pessimista, io sono determinato. Né ottimista né pessimista il presidente Piero Ricci, ma è chiaro che la strada è neanche tanto lunga, anzi è corta, perché il 30 giugno non manca poi così tanto, Stefano, soprattutto molto molto in salita. È la Menzana e tutti ci auguriamo che ritorni in un corpo sano, che è quello di una struttura societaria sana, non ha importanza, lasciami dire, la campionato categoria che giocherà. Per chi ha visto come me giocare la Sapori, la zona 2-3 della Menzana col mitico coach Cardaioli, è un pezzo storico della nostra pallacanestro.